L'apertura del nostro notiziario ci porta subito a parlare dell'emergenza sanitaria da Covid-19 con l'aumento dei casi anche nelle scuole che restano le sorvegliate speciali di questa ondata di emergenza di Covid-19. L'ASL di Pescara ha deciso, in seguito proprio all'aumento dei casi nelle scuole, di riattivare il servizio mattutino dei tamponi agli studenti allo stadio Adriatico Cornacchia, ed è proprio lì che si trova la nostra Antonella Micolitti, collegata in diretta per noi proprio da Pescara. Antonella, buongiorno a te. Allora, quali sono le novità di questa mattina anche alla luce di questo aumento dei contagi anche purtroppo nelle scuole? Buon pomeriggio Anna, buon pomeriggio ai telespettatori di Rete 8. Andrea Berardinelli ed io siamo sotto la pioggia fuori dallo stadio Adriatico Cornacchia, lo hai detto bene tu, alla luce dell'aumento dei casi di Covid non solo nelle scuole primarie ma anche negli istituti superiori di Pescara, l'ASL ha deciso di riattivare da oggi e per tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì la sessione mattutina nella sede alle mie spalle qui allo stadio Adriatico per effettuare i tamponi agli studenti. Dunque l'apertura antimeridiana viene riservata alle scuole dalle 10 alle 13, mentre nel pomeriggio proseguono dalle 15.30 alle 17.30, sempre da lunedì a venerdì, i test programmati per i cittadini che ne abbiano fatto richiesta. Dunque i tamponi che sono stati effettuati questa mattina, ora c'è la pausa, ma questa mattina Andrea Berardinelli ha realizzato le immagini dei tamponi dei genitori che hanno accompagnato i propri figli per effettuare i test proprio all'interno dello stadio Adriatico. A Pescara tiene banco in particolare la vicenda della scuola primaria Ennio Flaiano, perché sarebbero state riscontrate nella scuola di Via Cecco Angiolieri alcune positività. Per questo l'ASL di Pescara, di concerto con la preside, ha deciso per la sospensione delle lezioni in tre aule. 60 bambini sono rimasti a casa, su di loro saranno effettuati test molecolari da parte dell'ASL anche sulle maestre, e alla luce dei risultati si deciderà il da farsi. Ma la preside, nonché dirigente dell'istituto comprensivo 2 Maria Grazia Santilli, dice comunque che la situazione è sotto controllo. Noi questa mattina l'abbiamo raggiunta e l'abbiamo intervistata, ed ecco cosa ci ha detto. Preside, precisiamo la situazione attuale. Allora, nel plesso di scuola primaria Ennio Flaiano ci sono tre classi che in via cautelativa sono state messe in didattica a distanza, quindi abbiamo sospeso le attività didattiche in presenza. Questa procedura l'abbiamo attuata in accordo con la ASL, in attesa che vengano espletate dalla ASL tutte le procedure e quindi avere poi l'esito dei tamponi molecolari che ci diranno la reale situazione, e quindi successivamente si potranno prendere le decisioni necessarie rispetto a ciò che verrà fuori. Quindi i numeri non sono ancora acclarati al momento, perché si parlava di 13 bimbi positivi. Al momento questo dato io non lo posso dare per certo, perché la ASL sta effettuando i tamponi e solo i tamponi effettuati dalla ASL, quelli molecolari, ci daranno il reale numero della situazione. Ovviamente, poiché c'è una recrudescenza in questo momento, con la ASL abbiamo preferito, quindi proprio con il buon senso, in via cautelativa, mettere in didattica a distanza e avviare tutte le procedure necessarie. I tempi? I tempi sono quelli della ASL e quindi chiaramente attendiamo. Abbiamo ieri inviato tutti i dati che la ASL ci ha richiesto e sono in attesa di avere poi i dispositivi da attuare e da comunicare alle famiglie. Perché io al momento ho comunicato solo ciò di cui sono in possesso, delle informazioni di cui sono in possesso. Quindi non appena la ASL mi invierà il dispositivo, immediatamente tutti gli interessati saranno avvisati. La situazione è comunque sotto controllo. Sì, la situazione è sotto controllo, le altre classi stanno svolgendo regolarmente le loro attività. Noi come scuola, ma come tutte le scuole, continuiamo ad attuare i protocolli di sicurezza
che sono quelli del distanziamento, il lavaggio delle mani, l'utilizzo della mascherina. Poi le scuole quest'anno con l'attivazione del Green Pass sono ancora più sicure, perché comunque se hai il Green Pass vuol dire che sei vaccinato o sei hai fatto il tampone, quindi nelle 48 ore c'è questa situazione che ci permette di tenere sotto controllo ancora di più questa, diciamo così, questa situazione del Covid. È chiaro che a livello sociale sicuramente si è abbassata un pochino la guardia, hanno riaperto molte attività sportive, cinema, teatro, locali, per cui è chiaro che, diciamo così, questa situazione può aver creato in parte questa problematica. Quindi io invito tutti, quindi in questo caso mi riferisco alla mia utenza, ma è un messaggio che voglio lanciare così per ciascuno di noi, di rispettare le regole, il distanziamento, l'utilizzo della mascherina, perché purtroppo la recrudescenza c'è, molte altre scuole sono anche coinvolte e quindi attenzione, rispettiamo le regole fuori e dentro la scuola. Insomma, Antonella, questa è la situazione alla primaria Ennio Flaiano di Pescara, ma sei riuscita anche a capire un po' qual è la situazione nelle altre scuole del pescarese? Quali sono le informazioni che hai in tal senso? Dunque, Anna, dobbiamo dire che la preside Maria Grazia Santilli è anche la coordinatrice dei dirigenti scolastici delle scuole cittadine, quindi ha fatto un po' il punto della situazione. Ci sono casi anche in altre scuole, sia elementari che istituti superiori, per cui in alcuni casi è stata adottata la didattica a distanza, però gli enti preposti, ASL, Comune, le stesse scuole e tutti gli altri enti naturalmente stanno seguendo e monitorando la situazione, in particolare con il ripristino, come abbiamo detto prima, della sessione mattutina da parte dell'ASL per l'effettuazione dei tamponi agli studenti proprio qui alle mie spalle, allo Stadio Adriatico, dalle 10 alle 13. Si cerca in questo modo di arginare il più possibile i contagi, di tenere la situazione sotto controllo per far sì che si possa vivere in tranquillità all'interno delle scuole, anche se, come hai sentito, la preside ha parlato di situazione sotto controllo. Se non hai domande da studio, io ti restituirei la linea.